potente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico figlio fatto uomo. Concedi anche a noi di essere presentati a te, pienamente rinnovati nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ribadiamo che la festa che celebriamo quest'oggi ricorda l'adempimento di due prescrizioni contenute nella Bibbia per gli ebrei. La prima prescrizione è la purificazione della madre, prevista 40 giorni dopo il parto. La seconda prescrizione era il riscatto, cioè un'offerta da dare a Dio per il primogenito. Attraverso i due anziani, Simeone ed Anna, l'evangelista Luca ci presenta due esempi che incarnano l'aspettativa e il desiderio di salvezza del popolo fedele a Dio. La Chiesa oggi celebra questa festa facendo il ricordo del nostro battesimo, soprattutto dei più piccoli, e proponendo il ricordo e l'esempio delle persone che si consacrano a lui e ai fratelli attraverso la vita religiosa, cioè i frati e le suore. Celebriamo oggi appunto la vita religiosa nella sua consacrazione a Dio. Il Vangelo di Luca ci ha presentato l'attesa della salvezza vissuta da Simeone ed Anna, non in modo passivo e statico, ma con la capacità di andare incontro al Signore in modo umile e docile allo Spirito. Anche Maria abbiamo ascoltato nel Vangelo, madre del bambino offerto a Dio, è capace di vedere le meraviglie di Dio, chiamata a condividere il dono della maternità divina con i fratelli e che diviene annuncio di salvezza. Indicata da Simeone, anche lei è coinvolta nella passione. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ecco i protagonisti di questa festa, e ad essi aggiungiamo la nostra attesa di salvezza, il nostro cammino verso Dio, affinché l'averlo accolto nel Natale lo possiamo continuare a ricercare nella nostra vita di ogni giorno.